Buongiorno a tutti, sono Maurizio Cremonini, capo del marketing di Comout. Cercherò brevemente di presentare l'azienda e di presentare qualche nostra esperienza, ovviamente nel campo della robotica, ma anche di quello che è un po' l'evoluzione di Comout negli ultimi periodi. Ringrazio il collega Arturo che ha già fatto la parte storica e quindi mi evita un passaggio obbligato del percorso, ma comunque è chiaro, Comau ha un'età che supera i 43 anni quest'anno, è un'azienda del gruppo FCA, ex Fiat, e come diceva Arturo ha un percorso storico che nasce dall'aggregazione di un gruppo di aziende allora fornitrici di Fiat che in quel periodo hanno lavorato nel progetto di Togliattigrad per la realizzazione dell'impianto che Fiat ha a quei tempi preparato per il governo sovietico e che ha avuto un suo sviluppo fino ai tempi attuali, perché ancora oggi quella fabbrica, ancorché non sia più del gruppo Fiat, sicuramente opera e produce autovetture. Nel periodo Comau ha avuto una crescita, una decrescita, una focalizzazione su alcune attività, ne ha aggiunte altre, ha fatto un periodo soprattutto all'inizio tra il 95 e il 2000 di acquisizioni, forse le due più importanti sono state quelle di un competitor negli Stati Uniti e nel resto del mondo, che era Pico, un'azienda molto grande che ha comunque avuto un periodo di integrazione all'interno del gruppo Comau piuttosto lungo e anche non facile. In parallelo c'è stata l'acquisizione di Renault Automation in Francia, da cui abbiamo derivato le nostre competenze, le prevalenti competenze nel mondo del machining, quindi della lavorazione dei metalli per quello che concerne motori e trasmissioni. Nell'ultimo periodo Comau non ha più fatto acquisizioni, ha ceduto alcune delle attività, soprattutto magari la parte riguardante la verniciatura e la parte riguardante gli stampi, per poi focalizzarsi e crescere in fondamentalmente quattro filoni di business. Il più importante è quello sicuramente nell'ambito automotive degli impianti di saldatura, molto complessi e molto articolati anche proprio nelle soluzioni. Il mondo del powertrain, sia per quello che riguarda la lavorazione dei metalli, come diciamo prima, ma anche quello che riguarda l'assemblaggio di motori e trasmissioni. Quello della robotica, che di fatto è l'elemento fondamentale, quello delle soluzioni, degli sviluppi nell'ambito dell'automazione di fabbrica, e poi quello dei servizi, che in questo momento è solo focalizzato in alcune country, servizi che sono ovviamente servizi di manutenzione e di post-vendita per quello che riguarda impianti nostri ma anche non nostri. Alcuni numeri: siamo 9.000 persone nel mondo, in Italia siamo circa 1.100-1.200, il resto è sparso su 17 nazioni, abbiamo 34 location, perché in alcune country come la Cina o gli Stati Uniti abbiamo almeno 3 location diverse. Delle 9.000 persone, circa 5.000 lavorano nell'ambito dei servizi, diciamo, di manutenzione impianti. Il resto, 4.000-4.500, lavorano nella parte di soluzioni di ingegneria, quindi nel mondo, diciamo, stretto dell'automazione. Abbiamo 5 centri di innovazione, poi ne parleremo velocemente dopo. Ognuno di loro è specializzato su alcune attività. Uno dei centri di innovazione è qui a Pontedera ed è la parte che si interessa dello sviluppo degli esoscheletri e delle robot collaborativi, che poi vedrete velocissimamente dopo. Gli altri centri: uno si interessa di macchine di lavorazione metallo, uno si interessa di robotica, uno si interessa di software e via così. Velocissimamente, scusatemi, un accenno sulla distribuzione del nostro fatturato. Abbiamo nella media degli ultimi anni fatturato circa 1,5 miliardi di euro, 2 anni fa siamo arrivati vicinissimo a 2 miliardi e poi negli ultimi 2 anni stiamo più o meno consolidando una posizione da 1,5-1,6 all'anno. La distribuzione sulle region la potete vedere, ovviamente la crescita
sul Far East è quella più importante rispetto agli altri, ma nel bilanciamento progressivo che stiamo tentando di avere, sicuramente avremo circa quasi 30% sulle tre regioni, Nord America, EMEA e Far East, mentre su Latin America, per anche problemi proprio contingenti del mondo sudamericano, abbiamo un certo rallentamento. Questi sono i nostri clienti. Come è abbastanza evidente, abbiamo questa matrice storica di competenza nel mondo dell'automotive, ma poi nel tempo abbiamo anche maturato altre esperienze, compreso il mondo dell'aerospace, dove abbiamo fatto alcuni diciamo, progetti anche abbastanza interessanti, importanti, ma dove la nostra focalizzazione non è più quella che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni. Posso saltare questa perché in qualche modo ve l'ho riassunta. È chiaro che abbiamo un'organizzazione che cerca di essere presente in tutti i mercati dove esistono i nostri clienti e dove i nostri clienti hanno la maggior parte degli sviluppi, e quindi in maniera abbastanza opportunistica, tra virgolette, cerchiamo di posizionarci per una logica di nearshoring, che è appunto forse una chiave di successo delle nostre iniziative. Cercherei di andare sulla parte di innovazione, che credo che sia forse una delle più importanti. Noi abbiamo scelto 3 anni fa di orientare il nostro sviluppo dell'innovazione su tre aree, o tre concetti più che aree, che sono riassunti qui. Perché? Fondamentalmente perché riteniamo che il complesso mondo dell'automazione di fabbrica debba a tutti i costi avere una sua soluzione in una, diciamo, in realizzazioni che siano estremamente semplici, che siano veramente plug and play, come è scritto nelle righe qui dentro. Il concetto del plug and play vuol dire fare il grosso sforzo di rendere la complessità molto semplice. E semplice vuol dire tempi ridotti di apprendimento, tempi ridotti di setup degli impianti, tempi ridotti di crescita produttiva, eccetera. Questa è l'area su cui abbiamo cominciato ad orientare la nostra innovazione, su quello che sono i nostri, diciamo, lavori tradizionali, quelli che abbiamo citato prima. L'ultimo in fondo parla della Human Robot Collaboration, perché è l'area su cui noi abbiamo concentrato gli sforzi più recenti per quello che invece riguarda la robotica collaborativa. L'orientamento nostro non è stato quello di seguire quello che è il trend di mercato, essendo un'area di innovazione dove noi pensiamo di investire anche per capire il mercato come può evolvere, per cui non ci siamo orientati allo sviluppo di robot di piccole dimensioni e di piccoli payload, ma invece ci siamo orientati allo sviluppo di grandi robot, dal grande peso e dal grande reach, grande peso, scusate, dal grande payload e dal grande reach, ovviamente cercando di andare a individuare quelle tecnologie, le vedremo poi in una foto dopo, che in qualche modo soddisfino l'esigenza della collaborazione uomo-macchina, ma dove le macchine sono macchine di dimensioni e quindi di inerzie e di pesi in movimento di grandezza superiore. E quindi tutto l'orientamento dell'innovazione nostra è stato sullo sviluppo di sensoristica adeguata per poter soddisfare a questa esigenza, lo vedremo dopo. Il pilastro di mezzo, che ha, diciamo, una definizione un po' criptica, sostanzialmente ci ha orientati a sviluppare l'innovazione nel mondo del software, nel mondo, diciamo, della digitalizzazione di fabbrica. Quello che avete sentito prima citare come Internet of Things o Industry 4.0 è quello che in qualche modo ci sta ispirando, cercando di scegliere delle tecnologie che siano adeguate per l'integrazione nel mondo digitalizzato di tutti i nostri impianti, ma anche di impianti dei nostri concorrenti, o di impianti comunque non automatizzati ad un livello, diciamo, aggiornato. In quest'area, ovviamente, poi lo citeremo velocissimamente dopo, è dove abbiamo cercato di accelerare la nostra competenza, perché ovviamente il gap diciamo, di competenza tra l'automazione classica e l'automazione digitalizzata impone una crescita professionale, una crescita di competenza delle nostre
e delle nostre persone che vanno nell'ambito di quello che è il mondo dell'information technology più che invece dell'automazione di fabbriche. Questo, noi vediamo che l'evoluzione di questo concetto di digitalizzazione di fabbrica vuol dire, almeno nella nostra accezione, nella nostra interpretazione, una convergenza tra quello che è l'information communication technology e l'operations technology. Quindi è su questa strada che noi ci stiamo orientando, perché la fabbrica del futuro sarà una fabbrica di automazione, sempre e solo di automazione, ma che sarà in qualche modo migliorata dalle tecnologie informatiche. Ed è per questo che sull'ultimo pillar noi abbiamo coniato questo concetto di human manufacturing, proprio perché, proprio anche cercando di contraddire un po' quello che sono i claim degli ultimi anni, dove i robot rubano il lavoro, noi crediamo invece a una estrema capacità di collaborazione tra l'uomo e le macchine, dove l'uomo cambia mestiere probabilmente, ma dove l'uomo continua a esistere, continua a collaborare all'interno della fabbrica, continua a vivere e lavorare all'interno della fabbrica. Il concetto di human manufacturing, a parte la crasi che ci siamo inventati, ha appunto di fondo questo concetto. Allora, per in qualche modo stimolare tutte le nostre persone che in qualche modo devono vivere questo concetto, devono capire come sta evolvendo il mondo delle fabbriche, abbiamo chiesto loro di darci dei piccoli contributi video o anche solo di immagini, per poter poi aggregare tutte queste immagini, queste suggestioni da parte delle nostre persone dal basso verso l'alto, e abbiamo creato questo video che vi faccio vedere. Thank you.